Ragazzi, ci vediamo a Napoli, è la nostra prima tappa al sud, la nuova età arriva anche a sud, ce lo stiamo chiedendo tutti, la risposta è... lo scopriremo domani. Stop. Eccolo. Buonasera. Qui. Leonardo ha 38 e mezzo di febbre. Allora, Leo c'ha la febbre. E noi mo che abbiamo fatto? Siamo andati prima ai Salesiani a prendere una parte dell'attrezzatura. Poi siamo andati in studio a Via Valmarana a prendere un'altra parte dell'attrezzatura. E mo gliela stiamo a portare a Leo, che abbiamo fatto un giro di peppe, però la strumentazione c'è, ecco. Speriamo arrivino anche i tecnici e domani mattina si sveglieranno molto presto, vero Ema? Prestissimo, alle 5 e mezza se tutto va bene. Siamo qui. Siamo a Napoli. Guaggiù, siamo a Napoli. Io tiro fuori il mio discorso, uno aveva la suoneria, ci siamo guardati tutti e tre, mi ho detto oddio, era uno con la suoneria, fighissimo ragazzi, col canone di Pachelbel. No, ma no, scusa, parte il treno, tiro fuori il discorso, ti hanno fatto il sottofondo. Sì. Perché se non c'è un senso, la tua vita rimane vuota. Vuoi un po' di senso? Noi te lo vediamo. Adesso chiedo un attimino al mio capo se può farti uno sconto sul senso, ok? Quanto vediamo il senso? A che ora partiamo con la diretta? Quindi, come Milano, direi, facciamo la partenza con video che fa Colui faccio io, sì, questo. Parte la terza lettura, il commento di Gabriele e la chiusura. Questa quinta stazione del nostro viaggio, democrazia e rivoluzione. Questo è un annuncio. Abbiamo sentito il bisogno di parlare un'altra lingua. Ripigliamoci il respiro, ragazzi. Ecco perché abbiamo dato avvio ad un'avventura un po' folle. Una carta della nuova umanità.
Il 24 giugno saremo a Firenze da Marti. Dietro le quinte di un evento. È un video? Sì. Allora, siamo qui con il professore. Allora, voi oggi vi siete contesi una citazione, ma alla fine non l'ha usata nessuno? Io no, tu l'hai usata. L'ho usata a sto punto. Lui non l'ha usata e quindi ti ha lasciato campo libero. Lasciata in camerino. Grazie. 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 Sono andate molto bene le cose, fortunatamente, è stato un giorno impegnativo, ma abbiamo potuto contare su dei tecnici formidabili, malgrado Leonardo fosse chiaramente quasi KO, io un po' giusto in burnout, ma grazie alla meditazione, per fortuna questo è già una cosa trascorsa, passata, e me la posso lasciare alle spalle. Presto ci vedremo a Firenze, un abbraccio, ciao bello. Questa è una pubblicità. Vai, vai. Cazzo, poi però. Dai, sembra una pubblicità. O se. Tutte le persone ci seguono. Ma dove siamo finiti? Un posto stupendo. Guarda quanto ben di Dio. Ragazzi, continua ad aumentare il tempo di percorrenza. Erano 28 minuti 28 minuti fa e ne mancano ancora 26. E siamo bloccati nel traffico con la gente che suona impazzita. Ma questo perché c'è? Broglia e Giorgia che continuano a litigare perché non c'entrano e siamo attenti. Ragazzi, a Napoli c'è traffico, ho imparato.